Good morning, how you doing everybody? So today, busy day, tell you why soon. So we're going to pick up my friend Greta, which is Australian, that's super fun. And she lives in Palazzolo. It's currently 8:40 a.m. Hey! Yo, what's up? We are in! Good morning! Ciao Greta, good morning! You're the perfect person to help me with this. Why? Because you speak English. Okay, so today Greta is helping me with the vlog because last time, Stefano, the day we shot this episode, I don't know, took a break, was on holiday basically. Sicilia, giorno numero due. Qui, Sicilia, giorno. He didn't shoot anything, then I rewatched the footage and there was nothing that we could work with. Quando passano scendo io. Vai un po' su, ma leggermente. L'hai fatto? Sto salendo piano piano, credo. Grazie. Grazie ragazzi. Grazie. Come andate? Vediamo, c'è? Eccoti. Minchia, è la vita dei Beatles, la... quando attraversano le strisce pedonali, sai? Today, luckily, we have to take some other shots for the video Italiano in Sicily, day number two. And we're going right now to Corsino, which and we're is... we're having breakfast. We're having breakfast. That's the idea. The video is about the Sicilian breakfast, which is mind-blowing. Over there, this is Corsino, one of the most known patisserie, pastry place in Sicily, actually. And it's here in Palazzolo Credo. And this is Massi, he's helping us today. Buongiorno. Buongiorno Massimo. Tutto a posto? Ciao Greta, piacere. C'è un drone in aria. Vieni a fare colazione? Dai. We've got another friend. Bellissima, questo è zucchero allo stato puro. Come descrivi la colazione siciliana in una parola? Diabetes. Com'è la colazione a Sydney? It's savory, so it's like it's 100% savory. Nessuno mangia le cose dolci, tipo se tu vedi qualcuno con una cosa con Nutella, con una cosa con cioccolato la mattina lo guardi tipo che stai facendo. Stranamente poi si mangiano tipo how do you say bacon? Porchetta, no. Sì, bacon. No, oh my god! Avocado, yes, smashed avocado toast and two poached eggs. That was my breakfast. Exactly. E loro lo chiamano avo toast. Avocado non si mangia qua. Sì. No, vabbè, ci sono persone. Si mangia, si fa così, tipo smashed. Ok. Oil on toast. E poi anche mettono feta. No. La feta. Ok, we got the granita. This is the classic. I mean, during summer, all our friends just have granita all the time. Come ti chiami? Giada. Ciao Giada, piacere Franco. Grazie del tuo aiuto oggi. Scena facilissima. Va bene. Tu in pratica mi insegni a mangiare la granita siciliana. Ok. Perché quello che sto cercando di fare è ricreare le scene che, a cui venivo sottoposto ogni volta che venivo in Sicilia le prime volte. Che è praticamente... prova questo, prova quello, ah non è mai, prova la granita, si fa così, cioè ogni volta che andavo al bar era come una lezione. Tutti i professori mi insegnavano cosa dovevo mangiare, che ne dovevo mangiare di più. Has it happened to you? Yes. You should try this, you should try this one all the time, yeah, right? Yeah. So I'm trying to recreate this sequence in the video and Giada is helping us. Con energia, però sei tranquilla, cioè tu stai avendo la tua colazione, giusto? Io farò così, arrivo da te. E tu mi dici la granita come fa? A granita gabrioche. In modo fiero, ok? A granita gabrioche. Un po' più di energia, cioè anche non aver paura di essere di parlare ad alta voce, ok? A granita gabrioche. Apri gli occhi, sgrana gli occhi. A granita gabrioche. Mettila proprio vicina alla telecamera dopo, eh? Vai. Mangia. Azione. A granita gabrioche. Taking these kind of shots isn't easy because
I know that my video is super high energy right now, so these shots are not that simple to take because they have to kind of match the energy of my edit. So this is up to the actress or the actor, and well, I should go back shooting. 3, 2, 1, vai! Vai! Basta lì! It's impossible to shoot with her. I'm eating the props! Basta lì! Say it in English? No! Because I can't act in Italian. You just have to say one word. One word. I'll make it work. I'll make it work. Again. Okay, ciao, grazie. Loro si stanno parlando tutti. Si è vergognata, dici? No, perché è una cosa strana, vai. A granita. Oh, azione! Quando lui propone il cannolo, tu tipo, guarda il cannolo, ok? Con gli occhiali, alza gli occhiali. Tasta lì, tasta lì. Massimo è perfetto. He's so good. Avanti, l'ottimo. Mangialo qua. How I pay my actors. In a mini cannolo. Right now we're going in the kitchen, in the actual kitchen of Corsino. Vincenzo, one of my best friends, is one of the main characters in this video. This is why we're filming in Corsino, but also because it's pretty dope. The production they have upstairs is amazing. Permesso. Hi. This is sugar, guys, and it's the main ingredient of Sicilian breakfast. And it's not that I'm making fun of Sicilian breakfast, it's that people like it this way here. Miele di agrumi. Fiori di arancio di Sicilia. Zafra Etna. Etnea Catania. All the products, the ingredients they use to create this, to design and create these beautiful sweets are basically very local, like everything comes from Sicily. Giusto, tutto viene dalla Sicilia. Domani le zie fuori di San Giuseppe. Queste qua? Sì. Caratteristiche di che, perché? San Giuseppe? No, così, fuori stagione. Guarda che belli, questi qua sono tutti bignè. Scottano come la morte. Guarda che roba. Queste sono le Claire. Le Claire? Di solito ci mette del pistacchio. Domani vengono a farci del pistacchio, la nocciola con la crema, con il cioccolato, buono, con la panna. This is a chance for you to see the behind the scenes of, actually not just the behind the scenes of shooting the video, but the behind the scenes of the production of all these sweets and amazing delicious stuff that they serve for breakfast. Locals care a lot about the stories of the recipes that were passed on for generations and generations, and because, well, they love it. I mean, who doesn't? When foreigners comes here to try these kind of sweets, you can see it in their eyes. They just go crazy. Ciao Greta. Nice, we'll continue the tour of Corsino. Questo è il laboratorio della cioccolata dove Willy Wonka... Dove Willy Wonka ha preso ispirazione. Dove Willy Wonka è nato. Perché Willy Wonka è nato qua. Buongiorno. Buongiorno. Questi sono i torroncini. Ma già per Natale li state facendo? No, già per l'inverno, perché ora iniziamo la produzione del cioccolato. Quindi torroncini a mai finire. Guarda, ti faccio vedere. A go go. Questo è il torroncinaio. Lo senti l'odore? Lo sento l'odore. Dalla telecamera forse non si sente. Lo sento. Torroncini d'arancia, torroncino pistacchio, torroncino di nocciola, torroncino fondente, torroncino al limone, torroncino come lo volete voi, noi ve lo facciamo. Lo vuoi assaggiare quello di nocciola? È importante. Sì, 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 va bene. La nocciola è dei nebbi. Quindi un altro prodotto locale, from here. Che buono, è buono. Il torrone è importante. Mm. Quello è un tunnel di raffreddamento.
C'è mio padre a capo del tunnel che inserisce le scorze d'arancia. Dall'altra parte escono glassate super croccanti e le ragazze li confezionano. Andiamo a vedere. Quanti torroncini fa al giorno? Io? Anche 60 kg, 70. Per star male. In 8 ore ti arrivo. Buon lavoro. Grazie. Oddio, ti faccio cadere tutti in casino. Da quanti anni siete in questo edificio? Buongiorno. Ciao. Da sempre. 160 anni fa era una piccolissima bottega dove si... dove si faceva qualche dolcetto per commissione, si vendeva tabacco sfuso, poi andando avanti con il tempo siamo diventati ancora di più pasticceri. È palazzolo, palazzolo. Dov'è il drone? Ah, eccolo lì. Come dov'è il drone? Non capisco.